E allora eccomi qui nel paddock del Turistrofi 2016 in compagnia con il nostro Alex Polita, che quest'anno sta assaggiando per la prima volta tutte le emozioni del mountain. La fortuna che loro hanno. Ecco ragazzi, questi sono i rombi del TT. Magari Alex alziamo un po' la voce, che ok, qua. Beh, senti, a guardare da quello che vedo ogni volta che ti vedo sfrecciare lì dal muretto, che sono tre giorni che sono qui e sfrecciano in una maniera esagerata, direi che ci starei facendo molto bene. Riuscire a leggere le scritte, spero che stavolta ma proprio non riesco a leggere nulla e non credo che tu sia uno di quelli che venga, insomma, tamponato dai mostrini. A parte questo, dai, stiamo scherzando. Ah, mi incuriosiva molto una cosa, come ti accennavo, io insomma sono salito qui in moto e mi sono divertito anch'io, insomma, a fare qualche getto qui sul mountain. Una cosa che mi ha colpito tantissimo, non è un tracciato molto curvoso, ma è un tracciato pieno di abbandamenti. Sento sempre le sospensioni che vanno a pacco. Insomma, quando vai lì a 200, non so, il picco di velocità qual è che si riesce, allora, a toccare? Abbiamo fatto ieri sulla parte di Sulby 306. Senti, 306 con quel tipo di abbandamenti non è così immediata la gestione del... Ti senti dentro una lavatrice. Ti senti? Non lo immaginavo. È una roba terribile. Poi anche la mia scarsa fisica, che non è delle più, come dire, da fantino, le senti anche un po' di più. A parte che non stai precisamente in carena come magari potresti stare dentro a un circuito. Più veramente la pista è pista, è una strada, è un'altra strada. Cioè, ci mettiamo nell'ottica delle idee, è una strada. Mi dicevi che è impossibile avere poi tutti questi riferimenti. Il tombino c'è, ma finta di non vederlo. Cioè, vai più volte, sì. Idem di marciapiede. Esatto, io intanto guardo lì di cover, passerò là, passerò qua, cioè, quindi fai finta di non vedere tante cose, fai finta veramente che non ci siano. Insomma, ragazzi, avete capito, sì, sono le road race, ha ragione assolutamente Alex. Alex, una cosa mi inclusiva. Il grip che si prova su questo asfalto. Anche io sono con un semplice problema di sport touring che sto testando tra l'altro in questa occasione, tra l'altro sempre lo stesso marchio delle gomme che stai usando tu, e mi ha colpito questo, cioè comunque anche uno pneumatico tutto sommato non nato per fare per avere attitudini racing tiene bene, quindi anche l'asfalto, voglio dire, o probabilmente hanno fatto un bel lavoro in mezzo, sì, questo sicuramente. Però insomma, mi colpiva anche questo, cioè è un tracciato in cui ti devi fidare, è un tracciato che devi fidarti, ma dargli sempre del rispetto, nel senso che quando sono venuto la prima volta in macchina pensavo, come dicevamo anche questi giorni, passo a destra, passo a sinistra, qui c'è l'abbandamento, e poi a 200 all'ora dici terrà, tiene, quindi sicuramente anche un ottimo grip dell'asfalto. C'è sempre da pensare che è un asfalto dove passano, cioè chiudono la strada alle due ore delle prove, ma poi è una strada dove passano anche, è normalissima, quindi va. Tra l'altro, raccontiamo ai nostri amici intorno alle 10:00 chiunque su lungo il percorso deve assolutamente evaporare, perché poi giustamente sono loro che devono andare lì a missile. È il fascino anche, appunto, e regalarci questo fantastico spettacolo. Un'altra domanda che ti volevo fare, Alex, mi accennavi che questo per te, insomma, è un inizio con questo tipo di esperienze. Sì, sicuramente nel momento in cui decidi di partecipare, e dico partecipare per quest'anno, perché poi, come ho detto, questi giorni l'appetito viene mangiando. Un progetto come quello del TT non è sicuramente circoscritto qui a un anno, è un progetto a lungo termine, come sempre ho detto. Speravo di trovarmi bene, ma non pensavo di trovarmi così bene, quindi diciamo che sto spostando l'obiettivo un po' più sulle road race. Ok, tu mi lasciamo delle cose, ma però lasciamo ancora un po' di... però ne vedrete, secondo me, delle cose veramente interessanti, assolutamente interessanti. Va bene Alex, io ti ringrazio, è stato gentilissimo a concederci questa chiacchierata, e tutto tra noi, non ti invidio molto per quello che dovrei fare. Qualche volta non mi invidio nemmeno io. Neanche tu, ma lo sospettavo, però insomma ti seguiamo con piacere. Grazie. Ed è stato un piacere approfondire un po' l'argomento road race e Turistrofi con te. Ciao da Diego. Ciao da Alex.